Il Comitato è costituito per un lavoro su due temi principali. Il primo è la definizione della tipologia teatrale, sia dal punto di vista culturale, di uso, di gestione da parte dei cittadini e dell'ente, sia dal punto di vista architettonico. C'è un'apertura verso il teatro all'italiana, nel senso che di considerare il teatro all'italiana non come una tipologia precostituita, ma una tipologia aperta. Nelle città europee c'è una grande discussione, anche nuove proposte, interessanti proposte in rapporto a questa tipologia. Certo, la ricerca di una tipologia costituita, di un teatro ottocentesco, si può dire che per diverse ragioni è un po' fuori dall'obiettivo di questo lavoro. Nel caso di Terni in realtà è un teatro, quello di Poletti, che noi non abbiamo conosciuto, non sono solo 60 anni ma anche 4 generazioni di cittadini. Il secondo punto quindi che noi, questo lavoro sfocerà in un concorso internazionale, anzi forse il concorso sarà un elemento di interesse per le proposte che saranno fatte. Terzo punto, intendiamo salvaguardare il lavoro che è stato fatto finora, sia dal punto di vista ottimo lavoro progettuale che dal punto di vista della ricerca e dell'ottenimento di finanziamenti che ci consentono di iniziare e anche di ottenere l'auspicio per nuove risorse sia da parte dell'ente, del comune che dalla parte degli enti istituzionali.